Bene, cari amici, concludiamo questa 18ª giornata con il posticipo che si è disputato alle 20:45. Cagliari-Milan termina con il risultato 2-0 per i rossoneri. L'arbitro è Abisso di Palermo, collaborato da Liberti e Tolfo. Sesta sconfitta consecutiva per i sardi. E la classifica purtroppo per loro si fa abbastanza calda. Milan invece che ritorna solo al comando e distanzia l'Inter di 3 punti. Nonostante un Milan rimaneggiato, ma con un Ibrahimovic sempre più determinante, sue le reti che danno la vittoria ai rossoneri, fanno sì che il Milan riconquista la vetta della classifica. Abisso, né sì né no, forse meglio un ni. Un rigorino dato al Milan e un rigorino non dato al Cagliari. Ma a prescindere dall'alias rigori, mi è sembrato non al meglio questa sera. Siamo al quinto minuto di gioco in area sarda. Si avventano sul pallone sia Ibrahimovic che Ligojanis. Contatto tra i due e il rossonero, semplicemente un giocatore, un calciatore di 1,95 m per 95 kg che stramazza a terra. Abisso senza esitazioni assegna il penalty che a mio modo di vedere era meglio lasciar correre. Il VAR purtroppo questa volta non interviene sia per motivi di protocollo che spesso quest'anno ho visto che è stato scavalcato o forse perché c'è la classica, ma lo devo dire, sudditanza psicologica. 52esimo, lancio lungo dalla tre quarti cagliaritana, la sfera arriva allo svedese che mette in rete. Liberti, assistente numero 1, segnala un offside, ma dopo qualche minuto in silent check tra Massa, questa sera al VAR, e Abisso, la rete viene convalidata per questione di centimetri. Devo dire che è un episodio molto difficile da valutare anche da parte di Liberti. Questo si chiama errore umano e non un errore tecnico. Sul risultato di 2-0 per il Milan, il Cagliari reclama per un calcio di rigore non assegnato ai sardi. Sottil, ancora fuori area, controlla il pallone, entra in area rossonera, contrastato da Diaz. Entrambi si trattengono, e forse il primo a iniziare è proprio il giocatore sardo, fino a cadere entrambi nei pressi dell'area di porta. Abisso fa proseguire e fa bene, come doveva fare anche in occasione del rigorino assegnato al Milan. Ci vediamo la prossima settimana per analizzare la 19ª e ultima giornata di andata. A presto.